Sfiora i 700.000 euro l'investimento del Comune di Traona in favore della viabilità locale, in particolare per la messa in sicurezza della strada valeriana che attraversa il paese e la costiera dei Cech. Obiettivo dell'amministrazione, che ha ottenuto a fondo perso le risorse necessarie, è di raggiungere l'assegnazione delle opere nel mese di settembre. Al completamento dei marciapiedi lungo la Valeriana e riqualificazione dell'incrocio sulla Valeriana, la strada che va verso Cosio, un importante finanziamento completamento a fondo perso di 697.000 euro. Abbiamo completato la progettazione definitiva con tutti i pareri necessari e siamo pronti a uscire con la gara di appalto. Siamo in attesa che Regione Lombardia entro fine mese dovrebbe pubblicare il nuovo bollettino delle opere pubbliche, dei prezziari delle opere pubbliche, in modo che usciamo con l'appalto su dei prezziari completamente aggiornati ed evitare poi eventuali contestazioni o rivisitazione di prezzi, diciamo così, in corso d'opera. Quindi l'obiettivo è uscire con l'appalto delle opere nel mese di settembre. Priorità sono la messa in sicurezza dei pedoni nei tratti di strada non ancora raggiunti dal marciapiede e un incrocio più sicuro per l'arteria di collegamento con Cosio Valtellino attraverso il ponte sull'Adda. È un intervento molto importante perché va a completare tutti quelli che sono i pezzi, diciamo così, di marciapiedi non ancora realizzati, quindi alcuni interventi nella frazione Valletta, indicativamente per capirci meglio, dal distributore fino all'incrocio con la via Taiucco. Come dicevo, la riqualificazione dell'incrocio sulla strada provinciale Valeriana e la strada provinciale verso Cosio, con la realizzazione anche dei marciapiedi e per ultimo il completamento dei marciapiedi dalla vecchia Valeriana fino al marciapiede esistente nell'abitato di Pussonia. Un altro intervento in cui abbiamo approvato il progetto definitivo e siamo in gara d'appalto, asfaltature. Abbiamo fatto un programma di 150.000 euro di asfaltature che dovrebbero partire nei mesi di settembre-ottobre. È un primo lotto di interventi sicuramente più importanti. E già comunque in questo primo intervento andiamo ad asfaltare quelle che sono le strade, diciamo così, più critiche.